Luciano Valle, prego, Metropolis. Quindi segni pochissimo, che è un modo di giocare, però quando segni sono punti pesanti. Diciamo che sono, vabbè, normale, sono felice per il gol avvenuto nel derby, però sinceramente la cosa di cui sono più contento è la bellissima e soffertissima vittoria che abbiamo fatto oggi dopo la brutta partita di Matera, dove sinceramente non mi sono nemmeno io personalmente con i miei compagni riconosciuti in quelli che eravamo di solito. Comunque adesso è passato, oggi ci godiamo questa vittoria e speriamo di riprendere il nostro cammino, naturalmente. Abbiamo sentito che dovevi fare una lastra. Sì, adesso vorrei fare una lastra perché c'ho una botta qui. C'ho un naso? Buco. No, il buco qua. Sì, è fatto un po' più carino. Quanto riguarda la partita, è stata una Juve Stabia diversa, forse meno spettacolare rispetto alle altre partite con le grandi squadre, mentre scorsa Benevento, però più attenta, più quadrata. Come ho detto forse qualche partita fa, forse è meglio essere meno belli e più concreti, perché essere belli poi dopo portare a casa 0 punti o 1 punto, invece oggi comunque sicuramente siamo stati meno spettacolari, però effettivamente abbiamo portato a casa 3 punti, che è la cosa che più conta. Abbiamo iniziato il girone di ritorno e quindi anche le squadre avversarie, tu cambia il campionato, cambia il modo di giocare, è l'importante essere concreti, casomai purtroppo meno spettacolari, però quello che interessa sono i punti, è normale. Ha cambiato anche il centrocampo, due nuovi colleghi di reparto quest'oggi, un tuo giudizio? Ma penso che si sono inseriti proprio perfettamente, al di là che moralmente come ragazzi sono bravissimi, si sono inseriti alla grande, e quello che più conta è che oggi penso, anzi sono sicuro, anche per voi avete visto che hanno fatto una grandissima prestazione. Come prima partita il mister infatti li ha messi subito dentro, sono arrivati tutto sommato da una settimana e Stefano da qualche giorno, Maiorano, quindi piena fiducia subito da parte di tutti quanti e l'hanno dimostrato alla grande. Adesso ti metti a bufare Benevento e Salernitana? Guarda, io penso solamente a noi stessi, perché bufare non porta da nessuna parte, pensiamo a noi e cercare di fare più punti rispetto all'andata, cerchiamo di fare sempre il meglio. Ultima domanda, grazie. Giudizio sulla resultata? Comunque una bella squadra, una squadra secondo me tosta. Oggi abbiamo comunque sofferto, bisogna dire, abbiamo avuto giusto, penso, come palla proprio unita, cioè l'occasione del gol che abbiamo sfruttato, poi per il resto anche loro hanno preso il palo nel secondo tempo, quindi un po' sfortunati, diciamo. Però tutto sommato una bella squadra e infatti anche a livello di classifica comunque sono là in alto. Che idea di Juve? C'è qualche dedica speciale per loro? Ma sinceramente a noi stessi, diciamo, si può dire. Grazie.